Nello spazio settimanale riservato ai giocatori del Latte Dolce, oggi siamo in compagnia di Pierpaolo Garau, numero uno dei biancocelesti. Allora Pierpaolo, partiamo dalla partita di domenica, una vittoria per 2-0 sul Salaggio. Ti chiedo quanto è importante aver raggiunto, insomma, questo risultato. Sicuramente è un risultato importante che ci fa stare un pochettino più tranquilli, ci dà morale. È arrivato alla quarta giornata, anche se poteva arrivare prima. La verità, il ritorno sul nostro terreno ci ha dato un pochettino di morale in più. Siamo partiti bene, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nel secondo tempo abbiamo sfruttato le occasioni giuste. Secondo me una vittoria più che meritata e siamo molto contenti di questa prima vittoria. Ecco, tu hai avuto un impatto devastante, insomma, con la Terolce, con quell'esordio lì a Porto Torres, 3 rigori parati, è stato praticamente decisivo quel passaggio del turno. Anche domenica, insomma, sul 1-0 hai fatto probabilmente la parata che ha poi consolidato in qualche maniera il risultato. Però ti chiedo, tu sei comunque un ragazzo di esperienza, ma quanto è difficile, se è difficile arrivare comunque per un portiere in un gruppo che magari è tanti anni che lavora insieme, insomma, con automatismi già consolidati? Questa è una domanda che mi hanno fatto un po' tutti negli ultimi tempi e devo dire la verità, a parte che la maggior parte li conoscevo perché abbiamo fatto le squadre giovanili insieme, poi ci conosciamo da tanti anni per aver giocato contro, e sono entrato a far parte di un gruppo che già quando ero al di fuori ne parlavo un gran bene, e poi da 2 mesi a questa parte ci faccio parte anch'io e devo essere onesto, è un gruppo molto affiatato che lavora benissimo in settimana, dei professionisti seri, nonostante che siano arrivati in queste categorie da pochi anni, tutti i ragazzi che meritano di fare queste categorie, che secondo me sono arrivati anche troppo tardi a fare queste categorie, molti di loro. Il tutto organizzato da un ottimo allenatore, non sono il primo a dirlo, è uno staff di primo livello, come il nostro preparatore dei portieri, che ha militato per anni nelle categorie di professionisti, e tutto il resto, massaggiatori. Qua è una piccola isola felice, io la definisco, perché dopo l'esperienza degli ultimi anni dove mi è capitato di tutto e di più, devo essere onesto, c'è tanta organizzazione, quindi entrare a far parte di questo gruppo è stata una cosa semplicissima e quindi sono molto contento di essere arrivato qua. Poi la partenza ancora di più, mi fa piacere perché a livello personale fa piacere entrare in un gruppo e presentarsi bene, e spero di continuare così, di fare anche meglio, speriamo. Anche se tu comunque sei uno di quei giocatori che non ha bisogno di presentazioni. Appunto abbiamo parlato di impatto, abbiamo parlato di prime giornate, in base alla tua esperienza che cosa, e tu poi che sei un leader anche della difesa, dove secondo te questa squadra deve migliorare per far bene in Serie D, categoria che tu conosci sicuramente molto bene? Ma dove possiamo migliorare tanto è, secondo me, ogni tanto ci manca un pizzico di esperienza generale, perché sicuramente la squadra è molto giovane e quindi io sono del parere che l'esperienza poi, come dice il mister, si fa giocando e soffrendo e anche come domenica vincendo una partita dura contro un avversario di livello. Perché poi per tutto il resto siamo una squadra che entra in campo molto organizzata, sa bene quello che deve fare, si può migliorare partita dopo partita, perché il campionato è tutto da scoprire, perché abbiamo visto che anche le squadre attrezzate stanno avendo qualche difficoltà, perché ovviamente tutte le squadre nel loro piccolo hanno un minimo di organizzazione in Serie D, quindi sarà un campionato difficile e duro da interpretare come domenica, sempre al 100% e sempre concentratissimo. Certo, senti, qualche altra battuta, tanta esperienza, tanti anni in giro per la Sardegna, ma non solo, insomma, oltrepassato anche il treno, come si suol dire, quanto ti è servito comunque conoscere tante piazze, naturalmente prestigiose, insomma, il Nuoro, la Olbia con il Tavolare, insomma, e anche altre, ecco. Ma sicuramente tanto, mi hanno dato tanto, anche l'esperienza di Ischia è stata un'esperienza bellissima che mi ha segnato tanto. E poi
il resto delle esperienze, da ogni esperienza poi cerchi di prendere quello di meglio che riesci a raccogliere. Posso dire che son contento della mia carriera sino a questo momento, perché ho giocato in squadre importanti. La verità è che in Sardegna sono sempre state ottime società e squadre blasonate. Ho avuto il piacere di giocare con grandi giocatori, che adesso qualcuno tra l'altro fa categorie importanti come la Serie A, la Serie B, e spero ancora, nonostante tutti questi anni di esperienza, di tagliarmi ancora qualche spazio. Almeno 10-12 anni, insomma, dai, almeno. Speriamo. Sì, cioè, i portieri possono arrivare almeno a 40 anni, sì. Quindi tu ne hai 30, insomma. Sì, la carriera del portiere di solito è più lunga di quelle del calciatore. Io ne ho ancora 30 appena compiuti, quindi spero ancora di poter dare tanto e divertirmi quanto più possibile. Te lo auguriamo tutti, Pierpaolo. Allora, grazie. Dello spazio che ci hai dedicato e buon allenamento adesso con il mister che vediamo alle tue spalle, non vicinissimo come quei pirati che vengono a tirare gli schiaffi, ti hanno risparmiato stasera, quindi probabilmente quella del ritorno, certo, ne superi anche tu. Andiamo a allenarci, e tra l'altro ho il piacere di allenarmi con un preparatore dei portieri, a parte fortissimo, ex portiere, un bravissimo preparatore di portieri, e poi ho il piacere di allenarmi con un ragazzo come Canalis, che è un ottimo portiere e ti stimola a fare ancora più bene, nonostante che a 30 anni magari uno può pensare che si faccia solo mantenimento, ma invece in porta si impara ancora tanto a questa età, e quindi c'è tanto da imparare tutti i giorni, certo. Ok, grazie per Paolo e buon allenamento in vista della trasferta di Sora. Grazie.